Piazza Garibaldi, centro Family, vi chiederete perché siamo qua stamattina, la cosa stranissima, in due giorni due telefoni portati via, questo centro di accoglienza tra le altre cose è diventato un centro di regalo di telefoni. Questi poverini stanno qua per lavorare, però metodicamente gli vengono sottratti questi telefoni. Diana, che succede? Spiegalo velocemente ai nostri amici telespettatori. Ieri ero in ufficio, svolgevo il mio lavoro, entra un signore per chiedere un certificato d'accoglienza, si accomoda, gli chiedo a cosa gli serve, dopodiché, dopo che mi ha dato tutte le spiegazioni, gli chiedo anche i suoi dati, il suo nome, il suo telefono, lui me lo dà. A un certo punto mi chiede, dice, il mio telefono si è scaricato, posso utilizzare un telefono per chiamare mia moglie perché abbiamo bisogno anche di altri documenti. A un certo punto prende il telefono e scappa via. La stessa cosa, la stessa dinamica, direte, ma questi sono proprio ingenui. La stessa dinamica è accaduta anche al titolare del centro. Brave persone, come potete vedere, anche Diana, bravissima persona. Succedono queste cose che sono veramente scandalose, perché rubare un telefonino di 80 euro, toglierlo a una ragazza che lavora, è veramente indecente. Questa non è Napoli, questa è la parte veramente più oscena che noi, di cui noi non vorremmo mai parlare né raccontare. Sergio Angrisano per Sinapsi News, con molta vergogna, vi auguro una buona giornata.